Bene, ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video sul canale di Vincenzo Fanelli. Oggi sono con Mauro Biglino. Mauro, ovviamente io non devo fare nessuna pubblicità a Mauro, Mauro è abbastanza conosciuto, ha scritto un best seller che è La Bibbia non è un libro sacro, giusto? Sì, La Bibbia non parla di Dio. La Bibbia non parla di Dio, perfetto. E oggi in 10 minuti velocemente magari chiediamo a Mauro di spiegarci un attimino più o meno qual è il suo pensiero. Ok, Mauro, magari parlaci del tuo ultimo libro. Allora, l'ultimo libro si intitola Antico e Nuovo Testamento, libri senza Dio, che ovviamente parte da questi studi che sto conducendo da anni dopo aver tradotto l'ebraico masoretico per conto delle edizioni San Paolo, e questo libro procede in questa sequenza appunto di analisi che ovviamente è partita dall'Antico Testamento per arrivare anche al Nuovo Testamento. Ora, come dice il titolo e come dicono i due titoli che tu, Vincenzo, hai citato prima, la Bibbia ci racconta una storia molto concreta, molto precisa, che non ha nulla a che vedere con la figura di Dio. E quindi non a caso appunto il libro si intitola Antico e Nuovo Testamento, libri senza Dio, perché questi due testi sono conseguenziali, nel senso che se si arriva a stabilire, come insomma a me pare abbastanza evidente, che l'Antico Testamento non parla di Dio e quindi non, come dire, non prevede la figura del Dio Padre, è chiaro che di conseguenza il Nuovo Testamento va rivisto alla luce di queste convinzioni, perché se non è prevista la figura di un Dio Padre ci si chiede da dove sarebbe derivato a questo punto il cosiddetto Dio Figlio. E quindi in questo modo, insomma, si procede in un'analisi che parte da un presupposto, che è il presupposto che sto dichiarando in modo manifesto, palese, da 6 anni, facciamo finta che gli autori antichi ci abbiano scritto, cioè ci abbiano voluto dire ciò che realmente scrivevano, ciò che letteralmente scrivevano, e vediamo che ne viene fuori un mosaico completamente diverso, un quadro completamente diverso da quello che ci è stato raccontato dalla teologia, che invece parte ovviamente dal presupposto che la Bibbia parli di Dio. Ok, guarda, seguendo il tuo intervento è venuta fuori una cosa interessante che mi è piaciuta molto, riguardo appunto Adamo ed Eva. Se noi andiamo a vedere cosa c'è scritto esattamente, che cosa c'è scritto esattamente? Beh, c'è scritto intanto che non c'è mai scritto che sono stati creati, c'è scritto che sono stati fabbricati, e in particolare per quanto riguarda l'Adam, cioè diciamo la parte, il maschio, neppure nell'Eden, nel senso che la Bibbia dice chiaramente che hanno preso l'Adam dal posto in cui era, e la Bibbia purtroppo non ci dice quale fosse questo posto, e lo hanno posto nel Gan Eden, cioè il cosiddetto paradiso terrestre. Quindi la storia che ci viene raccontata della creazione dell'uomo nel paradiso terrestre non ha alcun fondamento biblico, nel senso che la Bibbia appunto ci racconta di un altro fatto, cioè degli Elohim, questo gruppo di individui che impropriamente viene poi identificato con Dio, tra l'altro trasformato da molteplicità di persone in un unico individuo, cosa che nella Bibbia non è. Questi Elohim hanno preso l'Adam, l'hanno posto in questo Gan Eden, cioè quello che noi conosciamo come il paradiso terrestre, hanno posto solo il maschio. Successivamente si sono accorti che, così dice la Bibbia, la compagnia degli animali per quel maschio non era sufficiente, decidono di fabbricare per quel maschio la femmina e procedono secondo un protocollo che la Bibbia descrive molto chiaramente e che è straordinariamente uguale ai protocolli di clonazione che utilizziamo noi oggi. Peraltro la cultura ebraica queste cose le conosce benissimo, ci sono un sacco di rabbini che parlano tranquillissimamente della clonazione come evento chiaramente descritto nella Bibbia, quindi quello che per noi è fonte di stupore o addirittura tabù, nel senso che qui da noi non se ne può parlare perché insomma chi dice queste cose viene preso per pazzo, in realtà per la stragrande maggioranza della cultura ebraica e per moltissimi rabbini e docenti universitari è l'assoluta normalità, cioè Adamo ed Eva sono venuti fuori attraverso interventi di ingegneria genetica. Ok, perfetto. Ovviamente è tutto scritto lì, cioè nel senso che basta che uno va a leggersi. Basta andare a leggere togliendosi semplicemente, non c'è bisogno neppure di fare delle traduzioni particolari, togliendosi semplicemente quel filtro teologico che da secoli copre ciò che c'è chiaramente scritto, e se si toglie quel filtro e si legge la Bibbia come leggiamo qualunque altro libro scritto dall'umanità nel corso della sua storia, beh, queste cose sono scritte lì e sono sotto gli occhi di tutti.
Ovviamente, come tu dici sempre, tu non dici se Dio esiste o meno, non entri in questo merito, però dici una cosa diversa, che probabilmente il Dio della Bibbia non è forse quello che vogliono far credere. No, esatto, io di Dio non so nulla, quindi io non mi permetto né di dire che esiste, ma neppure di dire che non esiste, perché, ripeto, non sapendo, taccio. Quello che dico è che quello che nella Bibbia è stato poi trasformato in Dio dalla teologia, in realtà non lo è, nel senso che questo Yahweh, che era questo individuo, questo personaggio, che si è occupato della famiglia degli israeliti, neanche di tutti gli ebrei, semplicemente di quella famiglia, perché quella famiglia aveva cugini, zie e nipoti che appartenevano ad altri clan, che erano ebrei come loro, ma non rientravano nella sua sfera di interesse. Quindi lui si è occupato degli israeliti e dalla Bibbia si ricava chiarissimamente che lui, con la figura del Dio della teologia, non ha assolutamente nulla a che vedere. Ok, perfetto. So che di cose tu ne diresti tantissime, perché ovviamente sulla Bibbia veramente c'è tanto da dire. E ma c'è questa tanto, è un po' la sostanza. Però, questa sì. È un po' la sostanza, guarda. Da qui tutto deriva. Mauro, io ti ringrazio tantissimo e guarda, ti ringrazio in nome di tutti gli utenti del canale su YouTube e anche sul mio blog, e ovviamente ricordiamo il nome del tuo ultimo libro? Antico e Nuovo Testamento, Libri senza Dio. Perfetto, ti ringrazio, un abbraccio grande e al prossimo video. Grazie a te. Ciao. Ciao.